Allora, come vi ho anticipato all'inizio della lezione, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere un ospite di grande rilievo, il professor Angelo Raffaele Meo. Il professor Angelo Raffaele Meo ha uno di quei curriculum che dovessi raccontarvelo anche soltanto in maniera superficiale, dovrei passare un quarto d'ora, vi dico semplicemente che è uno dei padri dell'informatica italiana. Grandi ruoli di grandissima rilevanza non soltanto nella nostra città ma anche a livello nazionale, in particolare il progetto finalizzato informatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E, è stato presidente dell'Accademia delle Scienze qua a Torino, grande appassionato di informatica e società, quindi molto vicino allo spirito di questo corso e ai miei stessi interessi, non a caso visto che ho l'onore di lavorare con lui da tanti anni. Il professor Meo, oltre a farci l'onore di aprire questo corso, ci parlerà di un aspetto strettamente legato a quelle prime osservazioni che abbiamo condiviso insieme poco fa sulla libertà e sul computer, perché si concentra sul tema del cosiddetto software libero. Quando vi dicevo, il computer personale ha preso questa caratteristica di essere una piattaforma molto aperta sulla quale può girare diversi tipi di sistema operativo che a loro volta possono far girare del software a nostra scelta. Ecco, lui si concentra in particolare su un aspetto di libertà strettamente legato al software, sia su libertà del software per il sistema operativo, sia a livello applicativo, cosiddetto software libero. Software libero che, nato concettualmente nel 1984, che era la data di nascita con Richard Stallman all'MIT, si è poi progressivamente sviluppato e radicato a questi due livelli, il sistema operativo e a livello applicativo, e continua a rappresentare un baluardo fondamentale per mantenere la libertà all'interno dell'infrastruttura dell'hardware che sarà appunto a livello applicativo. Ciò detto, non gli sottraggo ulteriore tempo visto che so che poi dopo ho un impegno e gli passo la parola. Grazie. Dunque, storia del software libero, una storia che, secondo i libri, inizia nel 1984, come ci ha anticipato Juan Carlos De Martin, ma che in realtà è iniziata già prima in varie forme. E la forma più interessante è sicuramente quella della cultura hacker. Ormai noi siamo condizionati dai mass media, che hanno un tremendo potere, quello di trasformare la realtà attraverso le modifiche dei nomi, le cattive interpretazioni delle definizioni e così via. Per cui adesso hacker è, nella migliore delle ipotesi, un truffatore che carpisce i numeri delle carte di credito, nella peggiore un pedopornofilo della peggior specie. In realtà invece gli hacker hanno una nobile tradizione, sono stati molto molto importanti nella diffusione della cultura informatica. Hacker sono stati tutti grandi dell'informatica, compreso Bill Gates. Bene, allora solo un bravissimo flash su quella che è stata la cultura hacker per evidenziare l'influenza che ha esercitato sulla cultura del software libero. Gli hacker hanno un linguaggio molto divertente e interessante. Se andate su jargonfile.org trovate le descrizioni di quel linguaggio, un linguaggio che sta a metà strada tra il goliardico e lo scientifico. Hack hack, il saluto, come dire ciao ciao. What are you doing? Just hacking. Hack è l'accetta, quella che si usa per entrare in una selva molto intricata per aprirsi la strada. Fare hacking vuol dire entrare con l'accetta, ma senza combinare danni, senza danneggiare nessuno, dentro un sistema informativo, con l'esclusivo compito di capire come è fatto. Gli hacker poi hanno, ecco, vi dicevo che il loro linguaggio è a metà strada tra il goliardico e lo scientifico. Per esempio, il predicato nome dell'oggetto trattino P
è una primitiva del linguaggio per l'intelligenza artificiale chiamata Lisp, è una variabile booleana che può assumere soltanto due valori, true o false. E allora se uno al bar pone la questione in termini non scientificamente corretti e scrive coffee P or TP, siccome l'or è l'or non esclusivo, siccome l'or vuol dire che una variabile conseguenza è true sia che sia vera la prima parte della proposizione sia che sia vera la seconda proposizione, dire coffee P or TP al bar è concettualmente sbagliato perché la risposta sarà sempre true. Al bar bisogna dire coffee P and not TP o viceversa, insomma, per avere la risposta corretta. Poi alla base di tutto c'è una teoria economica che ha capitoli interessanti, mi soffermo soltanto su due. Suit è uno scomodo abito di lavoro caratterizzato da uno strangling device. Qui in questa sala vedo solo Juan Carlos De Martin con lo strangling device e con un suit, il suit è quella roba lì. Poi per estensione suit è anche colui che indossa lo scomodo abito di lavoro. Allo scomodo abito di lavoro e allo strangling device si deve molto del comportamento degli suit, perché lo strangling device riduce il flusso di sangue al cervello. Altro capitolo, è un capitolo che gli hacker hanno derivato dal linguaggio dei soldati americani nel Vietnam. Sindrome SNAFU. SNAFU significa situation normal, all fuck up. Situazione normale, tutto va del culo. È un momento della loro teoria economica che si chiama disconnessionismo. Cioè la teoria secondo la quale i sottoposti sono pacati per tacere la verità ai loro capi. Così quando le cose faccheranno, diciamo all'americano che sono un po' meglio, quando le cose andranno male, i capi si giustificheranno dicendo non sono stato informato e invece i sottoposti saranno o rimossi o licenziati. Bene, qui inizia la storia vera e propria, 1984-85. In quell'anno, 1984, Richard Stallman, che è il principale protagonista di questa storia, che nomino che lì vedete, un tipo un po' singolare, Richard Stallman funge da sistemista nel laboratorio di intelligenza artificiale del leggendario Massachusetts Institute of Technology. Un certo giorno si rende conto che deve apportare delle modifiche al software della stampante. La stampante era condivisa in quegli anni da tutti i ricercatori del laboratorio e dovendo apportare queste modifiche ha bisogno di modificare il software di gestione della stampante. La stampante appartiene alla Xerox, si rivolge alla Xerox per farsi dare quel software e la Xerox si rifiuta in nome del cosiddetto copyright su cui Juan Carlos ritornerà molto molto spesso nel seguito di questo corso. E allora Richard Stallman capisce che siamo di fronte ad una svolta dal punto di vista economico nello sviluppo dell'informatica, perché sino a qualche anno prima l'hardware veniva venduto ma il software era sempre libero e gratuito. E invece, a partire dai primissimi anni 80, il software comincia a essere coperto dai diritti di copyright e deve essere venduto a caro prezzo e acquistato a caro prezzo. E così decide di licenziarsi dall'MIT, che comunque continua a foraggiarlo per un po', forse ancora ora, e fonda la Free Software Foundation, la fondazione per il software libero free, la fondazione del software libero, e che si dà come primo obiettivo la realizzazione del cosiddetto GNU. Nel linguaggio degli hacker ogni definizione deve sempre contenere nella sua pancia la parola definita, e allora GNU significa
iniziale di GNU, la parola definita, is not, iniziale di not, Unix. GNU non è Unix, cioè lo GNU che io offro, che noi della Free Software Foundation offriamo, lo GNU non è lo Unix coperto da copyright della AT&T, era questa la grande società americana che forniva quel sistema operativo, però è compatibile con lui dal punto di vista delle funzionalità. In questo lucido raccolto la sua ideologia rivoluzionaria. Incidentalmente non vi ho spiegato la figura, me ne sono dimenticato. Per molti anni si è presentato alle conferenze, e qualche volta lo fa ancora oggi, con una grande palandrana scura, blu scuro, quindi lucido l'ho presentata chiara, e sulla testa un hard disk, degli hard disk della prima generazione, che erano delle padelle così, con un buco in mezzo. Allora metteva sulla testa mo di aureola e faceva la parte di Saint Ignatius. Sant'Ignazio, e di norma dedicava le sue prediche a, delle tremende, a dei tremendi attacchi alla Microsoft e agli altri produttori del software. Bene, qui la sua ideologia rivoluzionaria. Free software è una questione di libertà e non di soldi, di prezzo, come vedremo tra un attimo meglio. Il copyright viola il diritto di ogni cittadino alla conoscenza, perché non mi fa capire cosa c'è dietro. Non incoraggia lo spirito di collaborazione fra i cittadini. Se un amico vi chiede di passargli l'ultima versione di Office, se voi lo accontentate commettete un orrendo reato, non so quanti anni di prigione. Se non lo accontentate perdete un amico. La competizione, il software proprietario danneggia la formazione, perché non potendosi sapere che cosa fa un certo software non lo si può neanche studiare. E infine la competizione sul mercato genera inutili duplicazioni di sforzi, perché tutti presumibilmente andranno a fare più volte le stesse cose. A questo punto Stallman si è posto il quesito di come proteggere il software libero, perché anche il software libero ha bisogno di essere proteggito. In effetti c'è del software che è pubblico dominio in assoluto, nel senso che è disponibile il codice sorgente, cioè uno vede esattamente istruzione per istruzione che cosa fa quel programma, e uno può liberamente copiarlo, modificarlo e addirittura venderlo. Invece Stallman dice no, non potrai venderlo. Me lo pagherai se io ti realizzerò un prodotto software per le tue specifiche esigenze, ma una volta fatto quel software sarà proprietà comune e diventerà parte di qualcosa che può essere trasferito di mano in mano, pagando per le migliorie ovviamente, però non potrà essere trasformato in software proprietario, non potrà essere oggetto di licenze come quelle tipiche del software proprietario. Alla scala più bassa di quella torre di Babele, delle diverse opportunità, qui non ve ne parlo perché sarebbe un discorso troppo lungo e troppo complicato, alla scala più bassa c'è il freeware, che è il software gratuito ma non disponibile in formato sorgente, quindi per il quale non si sa cosa fa istruzione per istruzione, e ancora più basso c'è il software proprietario, quello standard a tutti noi ben noto. Bene, nell'arco di 5 anni la Free Software Foundation produce un enorme patrimonio di software. Text editor, cioè dei programmi per andare a modificare un testo. Debugger, cioè strumenti per verificare la correttezza di un determinato prodotto software. Compilatori, il compilatore GCC, che ancora adesso noi usiamo, un compilatore per il linguaggio C, è nato per opera della Free Software Foundation, però non produce mai il nucleo del sistema operativo. Non lo produce anche perché Stallman si innamora spesso di un'idea nuova mentre sta sviluppando il software per un'idea vecchia e abbandona l'idea vecchia per buttarsi nell'idea nuova. Ma nel 1991
questo studente allora 21enne dell'Università di Helsinki, Linus Torvalds, decide di rimediare a questa carenza. Si mette d'accordo con altri amici che contatta attraverso la rete e insieme, just for fun, solo per divertimento, come dichiarerà in un libro successivo una ventina d'anni dopo, solo per divertimento, just for fun, scrivono il nucleo del sistema operativo. E nasce così Linux, dal nome Linus Torvalds, in suo onore. Uno Unix, in sostanza, libero. Linus Torvalds accetta la licenza di Stallman, quella che viene chiamata generalmente copyleft, come diritto di copia di sinistra, in alternativa rispetto al più noto copyright, accetta il copyleft di Stallman e nasce così quello che andrebbe chiamato, Stallman si offende quando sente parlare del pinguino, perché invece bisogna parlare dello GNU, comunque GNU, pinguino, penguin, e la licenza vale per GNU e vale per Linux nella stessa misura. Linux è diventato il simbolo del software libero, quello più noto. Però a riflettere con attenzione, non è la più importante realizzazione dei principi del software libero. La più importante realizzazione dei principi del software libero è in effetti Internet, che peraltro è nata prima di Linux. Quando parlo ai miei allievi di Internet, ricordo quel brano del Vangelo secondo Giovanni. Andò Simon Pietro e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E sebbene erano tanti, la rete non si strappò. E qui i miracoli sono almeno due. Io direi quattro, ma mi limito a due. Il primo è il miracolo tecnologico. Chi, come me, ha lavorato, quando voi non eravate ancora nati, sulle reti della prima generazione, che erano quasi tutte proprietarie, sto pensando alla SNA dell'IBM, la DECNET della Digital, la MSN della Microsoft, eccetera, sa quanto fosse difficile mettere insieme 20 macchine. Adesso 2 miliardi di calcolatori, probabilmente di più attraverso gli smartphone, 2 miliardi si parlano fra di loro in qualunque parte del mondo, anche da un continente all'altro. Un miracolo tecnologico che è stato reso possibile dall'impiego di un'intelligenza collettiva mostruosa e meravigliosa. Il secondo è il miracolo socio-economico. È l'avvento di una rivoluzione e di un'evoluzione, direbbe un fanatico come me, però mi prendono tutti in giro quando lo dico, verso un modello di società diversa, basata sulla condivisione della conoscenza come principio fondamentale della condivisione dei beni su questa terra. Quindi il miracolo sta nel fatto che questo oggetto meraviglioso, forse la più importante invenzione della storia dell'uomo, perché mai nella storia dell'umanità abbiamo avuto a disposizione uno strumento così potente e così efficace per la diffusione del sapere e per la crescita delle conoscenze. Bene, questa che è sicuramente l'invenzione più importante, a mio giudizio, della storia dell'uomo, è nata fuori delle regole della competizione e del mercato. Gli ETF, una sigla che sentirete ripetere un paio di volte nell'ambito di questo corso, gli ETF, Internet Engineering Task Force, e l'intelligenza è il nucleo centrale che guida l'evoluzione di Internet dal punto di vista scientifico-tecnico. Bene, i capi degli ETF si vestono in quel modo singolare o anche in modi più strani. Escludo categoricamente l'uso di suit e di strapping device. E hanno una logica che è proprio la logica del software libero, nata prima dell'avvento del software libero. Tutto deve essere free su Internet. La partecipazione. Si partecipa come
Juan Carlos de Martin di Torino, non come il professor De Martin del Politecnico di Torino. I principi scientifici, le idee di base, il codice, il programma scritto istruzione per istruzione. We don't need the president, either voting. Noi non abbiamo bisogno né di presidenti né di votazioni. All we need, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, is rough consensus, un consenso di massima sulle idee che stanno alla base di un'idea nuova, and running code, e codice che funziona davvero. Fly before by, vola con la fantasia. La fantasia al potere, recitavano gli studenti nel 68. Fly, vola con la fantasia prima di comprare una soluzione. I documenti fondamentali su cui è basata dal punto di vista scientifico tutta la storia di Internet si chiamano RFC, come Request for Comments, richiesta di commenti. È il primo fondamentale passo perché un'idea possa essere standardizzata dall'IETF. E l'IETF raccomanda, scriveteli nel cesso, ma scriveteli precisi e chiari. Ebbene, allora parliamo di modelli di business. Come fare a fare i soldi attraverso il software, attraverso la scrittura dei programmi in una logica di software libero? Ebbene, si fanno attraverso il lavoro. Che vuol dire installare del software, personalizzarlo, cioè adattarlo ad una specifica esigenza, scrivere i manuali, fornire consulenze varie, scrivere nuovi moduli basati su moduli vecchi. E quindi un mondo è un tipo di economia diversa, dove si paga il lavoro, ma non si paga quell'idea astratta che è il brevetto. Il software libero è una questione di libertà e non di prezzo, recita Stallman. Free as in free speech, libero come in parola libera, uno dei fondamenti della Costituzione americana. Not as in free beer, non come in birra gratis, che incidentalmente era una delle richieste degli studenti del 68. Ogni tanto mi arriva qualche giornalista e mi interviene. Tu vai predicando che bisogna imparare a fare software, che bisogna fare tanto software e così via. E mi dice, tu vuoi fare tanto software e poi dovresti chiederci di distribuirlo gratis? Eh sì, non è gratis. Chi fa software ha diritto di essere pagato. Quant'è la dimensione del software libero a livello mondiale? Google ha deciso di avviare un'iniziativa per raccogliere tutto il software libero e ha fatto una prima stima. Il software libero è l'equivalente di 100 milioni di pagine, che vuol dire alcuni miliardi di istruzioni sorgente. Una roba enorme. Peraltro, secondo alcune stime, a lavorare sulla distribuzione Debian di Linux sono 300.000 persone. La Microsoft butta in campo migliaia di persone, ma non 300.000 persone. E parliamo allora dell'Italia. Anche l'Italia in un certo momento si è mossa. Era l'anno 2002. Il ministro del secondo governo Berlusconi, Lucio Stanca, costituisce una prima commissione incaricata di indagare sulle opportunità rappresentate dall'avvento del software libero per la pubblica amministrazione centrale e periferica e affida a me l'incarico di presiedere quella commissione. Quelli che vi presento adesso in rapida successione sono 4 o 5 lucidi che sono esattamente i lucidi che nell'aula magna dell'Università di Roma io utilizzai per raccontare al ministro Stanca e alla stampa il lavoro che avevamo fatto. Questo era il lucido di ringraziamento. Conservo un ottimo ricordo di Lucio Stanca per tante ragioni. Tra l'altro sapeva benissimo che io non appartengo alla sua parrocchia politica.
e cioè nonostante mi affidò l'incarico di presiedere quella commissione. Sapeva benissimo che sono un estremista pericoloso, anche perché aveva letto il mio libro che simpaticamente chiamava Il libretto rosso di Meo, e ciò nonostante seguì con interesse e mitigò relativamente poco nel rapporto al potere che avevo le conclusioni della nostra commissione. Questi membri di quella commissione, e veniamo alle nostre conclusioni. Proprio in quell'anno stavano alla Camera e al Senato due proposte di legge, rispettivamente dell'onorevole Folena e del senatore Cortiana. Due proposte di legge che ricopiavano quanto era successo in qualche paese del terzo mondo, il Brasile in particolare, che dicevano la pubblica amministrazione deve utilizzare soltanto software, nessun altro tipo di software. Quello era anche il mio sogno, e in effetti nell'ambito della commissione io mi battei perché ricopiassimo a livello nazionale quello che era successo in Brasile. Nella commissione però c'era, come ovvio, qualche lobbista, e per raggiungere l'unanimità dei consensi accettai le conclusioni di una commissione come la nostra che aveva lavorato nel Regno Unito, riassunta nella frase value for money, ossia teniamo conto di tutto, facciamo analisi sia dal punto di vista funzionale e prestazionale sia dal punto di vista economico e teniamo conto di tutto. Mani, se proprio è necessario, se ne vale la pena. In effetti, in quegli anni la Microsoft aveva tirato fuori uno studio di una nota società di consulenza americana, la IDC, uno studio peraltro pagato, insomma, aveva prodotto un rapporto che diceva: non è vero che il software libero costa di meno, perché se tieni conto del cosiddetto TCO, Total Cost of Ownership, costo totale del possesso, se tieni conto cioè, oltre ai costi delle licenze, anche dei costi di installazione, manutenzione e personalizzazione, tu arrivi delle cifre che sono più alte, due volte su tre, diceva quella commissione, dei costi relativi al software libero. Fu proprio quel rapporto che ci indusse ad accettare la formula del money. Seconda richiesta, il software custom, ossia il software fatto per risolvere una specifica esigenza di una pubblica amministrazione, deve appartenere alla pubblica amministrazione, ossia se una pubblica amministrazione acquista, si fa fare un prodotto software, quello da quel momento in poi appartiene allo Stato e non potrà essere venduto successivamente. Poi chiedemmo che i pacchetti proprietari potessero essere sottoposti a verifica da parte di una commissione ministeriale, previo firma di quello che si chiama Non Disclosure Agreement, un accordo di non rivelare che cosa si è letto. Vi consiglio una volta per tutte, quando sarete grandi, tra 4-5 anni, e sarete molto bravi e potenti, non firmate mai un accordo di quel genere, perché se un giorno uscisse mai e si viene a sapere qualche ideuzza, anche piccola e irrilevante, contenuta dentro quel prodotto, 57 delle vostre generazioni successive sarebbero costrette a pagare i danni ai prodotti. Comunque, Microsoft accettò la nostra proposta e quindi accettò di farci vedere, almeno in linea di principio, che cosa fanno i prodotti della Microsoft esaminati con attenzione. Tutto era nato perché qualche hacker, qualche famigerato hacker, lavorando sulle patch di aggiornamento di Windows NT, aveva scoperto che là dentro stavano due variabili da due nomi sospetti, NSA Key, come chiave della National Security Agency, e MS Key, come Microsoft Key. Come dire che quindi la sicurezza impostata da qualunque programmatore sui prodotti
della Microsoft era soltanto apparente. Secondo tema che discutemmo animatamente fu quello della sicurezza. In effetti una tesi della Microsoft e dei difensori del software proprietario era la seguente: in un prodotto del software libero le istruzioni sono esplicitate una per una e quindi si sa esattamente cosa fa quel prodotto di software libero, e quindi il software libero è intrinsecamente più debole dal punto di vista della sicurezza, è intrinsecamente più vulnerabile, ed è una teoria assolutamente falsa. La matematica ormai ha sconfitto del tutto quella teoria. Bisogna essere saggi nella gestione delle chiavi, ma si deve sapere bene come è fatta la serratura, perché sapendo bene come è fatta la serratura stessa può essere progressivamente migliorata. Ecco perché io scrissi già quel giorno: oggi un gattino in un canile è più sicuro del software proprietario. Nella comunità dei criptologi gira questo slogan: STO, che significa Security Through Obscurity, is as bad with computer systems as it is with women. È cosa negativa con i sistemi di calcolo come lo è con le donne. È inutile che noi con le nostre mogli, le nostre fidanzate, ci trinceriamo dietro la cortina fumogena del non so, non ricordo, poi ti racconto. Tanto loro sono più intelligenti di noi e ci cuccano sempre. E la stessa considerazione, pari pari, si applica al software. Per quanto uno faccia le cose complicate, se non le fa bene, quelle saranno sempre battibili da un hacker sufficientemente intelligente. I tedeschi, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, realizzarono una macchina chiamata Enigma che attuava la crittografia, una macchina complicatissima, pazzescamente complicata. Ebbene, il grande Turing, con l'aiuto di un paio di amici, riuscì a realizzare una macchina che invece decrittava perfettamente i codici di Enigma. E quello fu uno dei fattori di successo della Seconda Guerra Mondiale, secondo gli storici. Perché ovviamente i capi delle forze armate usavano le informazioni catturate attraverso la decrittazione di Enigma soltanto nei casi più urgenti, soltanto quando ciò fosse strettamente indispensabile. Però i tedeschi non seppero mai che la loro Enigma era caduta. Enigma era caduta perché era troppo complicata e non aveva chiavi sufficientemente lunghe. Oggi vale sto, oggi basta usare una chiave lunga e un algoritmo qualunque per realizzare qualcosa che non potrà mai essere perforata dal più potente dei calcolatori in tutta la storia del pianeta Terra. Altra richiesta della commissione: Tremonti e Veltroni devono parlarsi in XML. Tremonti era allora ministro delle finanze, già allora, 2003, Veltroni era il sindaco di Roma. E allora noi dicemmo: devono parlarsi secondo standard di interoperabilità aperti, trasparenti, come l'XML che veniva predicato allora e sostenuto con forza dalla comunità europea. Notate che le sigle che ho riportato su quel lucido rappresentano sia unità tecnologiche sia unità organizzative. Per cui MF è il Ministero delle Finanze, ma è anche il mainframe, il grosso calcolatore del Ministero delle Finanze. PC è il povero comune, che non si applica tanto al comune di Roma, ma fa lo stesso, ed è il personal computer. CM è il cellulare multimediale o la comunità montana. Bene, vedo che il tempo scorre inesorabilmente. Salto su alcune delle nostre richieste: creazione di una rete di centri di competenza, la richiesta per la CONSIP, quell'organismo nazionale che si occupa degli acquisti della pubblica amministrazione a partire dalle matite, insomma, dagli edifici. Bene, noi chiedemmo che la CONSIP, emanando un bando,
tenesse conto anche delle opportunità rappresentate dal sottotitolo. Centri di competenza, un intervento specifico per la scuola, un intervento specifico per la ricerca. Dissi allora se Moratti, allora Moratti era il ministro della ricerca e dell'università, e Stanca, ministro dell'innovazione e tecnologica, e Semiramo, osso di pollo, Tremonti, ministro dell'economia, si trova uno scheletro di brontosauro. Bene, quale fu il risultato del nostro lavoro? Fu un po' temperato rispetto all'estensione delle nostre richieste. Comunque divenne due paragrafi molto importanti nell'articolo 68 del decreto legge 82/05, più noto come codice dell'amministrazione digitale. Il primo articolo dice: le pubbliche amministrazioni, quando decidono di acquisire un prodotto software, devono tener conto anche dell'opportunità rappresentata dai prodotti del software libero. Quindi mettere a gara anche ciò che non costa, almeno dal punto di vista delle licenze, tenendo conto poi ovviamente di tutte le voci di costo. Secondo punto, le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici adottano a soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e che consentano la rappresentazione dei dati in documenti più formati di cui almeno uno aperto. Aperto vuol dire libero da brevetti, libero da copyright, trasparente, molto altro. Bene, due leggi che avrebbero potuto cambiare radicalmente la storia della pubblica amministrazione, ma non l'hanno cambiata del tutto, perché il nostro è un paese di leggi severissime temperate dalla loro assoluta inosservanza. Questo è soltanto un esempio. L'associazione del software libero ha impugnato davanti al TAR una di queste gare, una gara di un paio di anni fa, 3 anni fa per l'esattezza, di un paio di anni fa, avviata dal Ministero del Lavoro, avviata dal Ministero per acquisire le licenze ulteriori, perché nella versione precedente le licenze erano a tempo, della suite di Microsoft. La dimensione della gara, 4-5 milioni di euro, obbligava a aprire una gara di tipo comunitario europeo. E allora il testo della gara suonava esattamente così: questa amministrazione intende acquisire una serie di biciclette della Scrooge Corporation, modello Paperon 3, traducete le biciclette Paperon 3, eccetera. I prezzi unitari di riferimento portano a complessivi 4,5 milioni di euro e poi una chicca, veramente una chicca raffinata. Possono partecipare alla gara esclusivamente i rivenditori autorizzati da Scrooge Corporation. Quindi era una gara per dire: voglio per la pubblica amministrazione l'acquisizione di 10 automobili Panda. Secondo punto, possono partecipare alla gara soltanto i rivenditori autorizzati da Fiat. Bene, vi garantisco, lì chiaramente abbiamo vinto, era facile vincere, ma le gare della pubblica amministrazione di oggi sono quasi tutte così, tuttora. Morale, noi importiamo soltanto software. Io ho scritto una cifra, 4 giga dollari, 4 miliardi di dollari per acquisizione di licenze. Poi la maggior parte dei siti non sono aperti. Il sito del Ministero del MIUR, al quale mi devo collegare per riportare i risultati delle perizie che faccio sui progetti di ricerca, a quel sito posso collegarmi soltanto con Internet Explorer, non con Mozilla, con altri. Se non hai Internet Explorer, fuori dalle palle.
è proprio così che è stato scritto. Cioè no, non dice fuori dalle palme, dice procura di Internet Explorer se vuoi andare avanti. Infatti salto per ragioni di tempo. Venne il governo Prodi qualche anno dopo. Il suo ministro Nicolais istituì una seconda commissione che ancora una volta io presiedetti, con compiti più operativi. Disse il ministro Nicolais: siccome quella legge, l'articolo 68, non viene osservato, cercate di fare delle regole più pratiche. E noi lavorammo come pazzi per un anno, ma fortunatamente così, pochi giorni dopo la consegna del nostro rapporto al ministro Nicolais, pochi giorni dopo il governo Prodi cadde. Questi temi specifici che la senatrice Magnolfi ci aveva dato, e a questo punto scattò quella che io chiamo la maledizione di Bill Tutankhamon, cioè tutti gli uomini politici che in un modo o nell'altro si sono occupati di software libero, con l'eccezione di Monti, ma adesso vediamo, sarebbe un discorso a parte. Bene, tutti quelli, Bassanini, Monti, Corpiana, Magnolfi, Stanca, eccetera, sono tutti politicamente scomparsi, scompaiono tutti. Dalle ceneri, in quella circostanza, viene fuori l'ineffabile Renato, il quale Renato disse che la questione del software libero non gli interessava, non voleva sapere nulla dei risparmi di qualche miliardo di euro che avrebbe comportato, e si rifiutò di riceverci. E tre mesi fa, a nome degli amici, ho mandato una lettera a Monti, al ministro della ricerca, al ministro della funzione pubblica, ripetendo le nostre argomentazioni. Non ho avuto il piacere di una risposta. La mia conclusione è rappresentata da questo lucido. Se vogliamo che il sistema economico nazionale cambi, bisogna capire che l'importante non è leggere, ma scrivere. L'importante non è usare specifici prodotti software, anche molto complicati e molto belli, ma entrare nel gioco della loro produzione, della loro scrittura. E notate, l'emanuense lì rappresentato scrive, disegna con la mano sinistra, a simboleggiare il copyleft, il diritto di copia di sinistra. Quel CC che compare là in alto me lo racconta molto meglio Juan Carlos, che è stato uno dei suoi promotori principali in Italia.